In fase di colloquio è fondamentale essere se stessi, dire quello che ci si sente di dire in maniera onesta e poi essere tranquilli e rilassati. Ciao a tutti, io sono Alessia e studio Digital Management al primo anno e oggi sono qui per intervistare Lucrezia di Benetton. Ciao a tutti, io sono Lucrezia Naldi, faccio parte del team di formazione e sviluppo all'interno di Benetton Group. Allora io inizierei chiedendoti se è la prima volta che voi come azienda venite qui in H Farm. Ok, allora non è la prima volta che Benetton viene in H Farm, è la prima volta per me. E devo dire che era la prima volta che venivo proprio qua nel campus ed è stata una bellissima emozione e un bellissimo ambiente. E infatti mi collego a questo perché poi volevo chiederti cosa vi aspettavate o vi aspettate come azienda di trovare da parte degli studenti che hanno appunto la possibilità di studiare in un posto così stimolante come H Farm College. Allora, sicuramente dati appunto i diversi stimoli, l'ambiente e le possibilità che offre H Farm, da parte degli studenti ci si aspetta magari un po' più di apertura mentale, un po' più di flessibilità, visto i percorsi e tutti appunto gli stimoli, e questo. Io sono al primo anno, quindi ho pensato che magari potrebbe essere utile capire che consigli daresti a me e agli altri studenti del primo anno appunto per iniziare ad entrare un po' a far parte del mondo del lavoro. Allora, sicuramente cogliere tutte le occasioni ovviamente in linea con gli interessi della persona lavorative che vi si propongono, perché ogni minima esperienza è un'occasione di crescita e di sviluppo personale, sia dal punto di vista appunto lavorativo, anche se magari non è in linea inizialmente col tuo percorso di studi, ma può essere anche un'attività di volontariato, ecco, perché aiuta le persone ad entrare già nel mondo del lavoro con un mindset diverso. Bene, grazie. E in più, restando a tema lavoro, e delle cose da non fare o da non dire ad un colloquio. Ok, questo è un po' difficile, quindi te la giro e ti dico cosa fare, ok? Secondo me in fase di colloquio è fondamentale essere se stessi, dire appunto quello che ci si sente di dire in maniera onesta e poi essere tranquilli e rilassati. Non è una verifica, non è un'interrogazione, ma è semplicemente un'occasione per conoscerci. Dal lato nostro è molto arricchente perché è bello confrontarsi con persone giovani e che danno spunti stimolanti anche a noi. E sicuramente anche il lato vostro è un modo per mettervi in sfida con voi stessi in primis e quindi sì, essere se stessi.